E allora, ragazzi, ma va, la sono chiamato nella camera biancorossa, faccio un breve video commento alla partita della nazionale di ieri, che è stata a mio avviso un'autentica rapina a mano armata, una partita veramente insufficiente. Abbiamo visto una squadra che, sebbene nel primo tempo avesse fatto vedere qualcosina, insomma qualche azione anche favorevole, e che nonostante tutto, sebbene all'inizio della partita avesse un po' sofferto, la manovra croata poi nella seconda parte del primo tempo l'avevo vista un po' più pimpante, ma comunque sempre un po' col freno a mano tirato, di secondo tempo è stato un disastro sotto diversi punti di vista, una squadra che non riusciva ad impostare una manovra fluida, eravamo sempre un po' in balia del palleggio del centrocampo, sicuramente più dotato tecnicamente parlando del nostro, ma poi insomma il calcio di rigore è stato un episodio abbastanza che secondo me si poteva anche evitare, però è stato giustamente assegnato ed è stato ottimamente parato da Donnarumma, ma poi sulla conseguente azione non puoi prendere un gol come quello che abbiamo preso, ecco, con una difesa completamente immobile, con Donnarumma che fa quel che può, ma che poi deve arrendersi alla ribattuta di Modric, che sembrava veramente ci avrebbe mandato, diciamo, ci avrebbe fatto vedere il rischio concreto di una possibile eliminazione, perché poi se la partita si fosse conclusa come secondo me avrebbe meritato la Croazia, allora avremmo dovuto giocarci la possibilità di giocare ai playoff o altrimenti tornarcene a casa. Però in questo senso voglio, sebbene la formazione iniziale sia stata forse molto rivedibile, penso a Retegui, penso anche a Jorginho, che ragazzi, cioè stiamo parlando di un giocatore troppo lento per la nostra manovra. Spalletti ha azzeccato il cambio Zaccagni e ha dato fiducia a Calafiori, che poi si sono rivelati un po', la nostra arma vincente per quel gol all'ultimo minuto, che ancora non sappiamo come sia riuscito a fare quell'azione Calafiori, e poi quel tiro assolutamente difficilissimo, perlomeno Zaccagni. Insomma, è stata una partita, secondo me, abbastanza fortunata, per non dire, per non usare un altro termine. Buon per noi, spiace perché veramente avrebbe meritato di gran lunga la Croazia. Insomma, si è vista la delusione negli occhi un po' di tutti i calciatori, dei tifosi, è stata una mazzata tremenda. Buon per noi, ma così contro la Svizzera, secondo me, vogliamo fuori come dei missili. Quindi, insomma, è tutto da rivedere, e speriamo che alla prossima si possa intervenire in una maniera un po' più concreta. Comunque fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, mettete mi piace se vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, ci sentiamo molto presto, sempre Forza Azzurri e buona giornata.